Care sorelle, cari fratelli della famiglia carmelitana in tutto il mondo, la celebrazione della solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo coincide quest'anno con l'anno della preghiera indetto da Papa Francesco come tempo di preparazione alla celebrazione del Giubileo del 2025. Il desiderio del Santo Padre è che ci sia una sinfonia di preghiera in tutto il mondo. Il suo insegnamento sulla preghiera è un invito a noi della famiglia carmelitana a fare la nostra parte, pregando noi e aiutando altri a pregare. La nostra ricca tradizione di preghiera è stata fonte di ispirazione per molte generazioni, sin dall'inizio. Mai come oggi, quella tradizione è stata tanto necessaria al mondo per poter incoraggiare e accompagnare tutte le persone che già vivono una vita di preghiera e pregano, e per aprire nuove porte a chi non conosce ancora il significato della preghiera cristiana. La nostra preghiera dà dignità alla nostra vita, perché afferma che siamo figli di Dio, in comunicazione con Dio. La nostra preghiera è anche forza di speranza, per come riponiamo la nostra fiducia in Dio e nella Beata Vergine Maria. Il Carmelo rappresenta un luogo di dignità umana, dove Dio ha riunito le persone nel suo nome, e Gesù è lì in mezzo a loro. Maria è la signora di quel luogo, mostrandoci, attraverso la sua risposta a Dio, la dignità della, come è la dignità della persona umana. E le persone che abitano in quel luogo sono persone che pregano, sapendo che nella loro vita Gesù Cristo è la loro motivazione più profonda, e che non esiste ambizione più alta che vivere in ossequio di Lui. In un giorno che ci unisce tutti nella gioia e nel ringraziamento, mi unisco ai carmelitani, alle carmelitane di tutto il mondo nel pregare affinché il nome di Dio possa essere ovunque glorificato. Che la volontà di Dio ovunque sia fatta, che il regno di Dio venga e che il nostro pane quotidiano venga a condurre alla pace quotidiana e che troveremo la via del perdono e della riconciliazione per noi stessi e per i nostri fratelli e sorelle in un mondo così terribilmente afflitto dalla propria mancanza di fede, speranza e carità. Possano le vostre celebrazioni della nostra festa quest'anno portarvi l'abbondanza della grazia di Dio e una risposta alla vostra preghiera fervente. Vi ringrazio.